Ciao a tutti nini, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua, un ritorno grandissimo perché siamo di nuovo su PlayStation. Infatti le cuffie che uso per l'audio della PlayStation. Intanto di cosa stiamo parlando? La mia nuova avventura primordiale, la mia nuova avventura survival. Non so come l'ho chiamato questo video, ma perché oggi giochiamo a Horizon Zero Dawn. E tutti diranno, si dice Horizon Zero Dawn, non lo so, però lasciate fare la mia pronuncia. Oggi però prima volevo dirvi due cose. Ovvero, intanto ci rivediamo, ragazzi. Ci rivediamo perché ci vediamo a Let's Play a Roma. Adesso devo vedere un secondo dove perché non mi ricordo la via precisa. Che è in via Guido Reni 7. Troverete in descrizione anche il sito del Let's Play, se me lo ricordo. Comunque, se proprio me lo dimenticasse, scrivete Let's Play Roma per comprare anche i biglietti online se volete. Io sarò lì venerdì, sabato e domenica, rispettivamente 17, 18 e 19. Volevo anche dirvi che se questa serie diventerà una serie, e soprattutto sarà una serie di funny moment o un Let's Play, cioè proprio com'è che si diceva? Mi sono anche ricordato. Un walkthrough, se sarà un walkthrough oppure se sarà un funny moment, lo deciderete voi mettendo tanti like e scrivendo nei commenti hashtag funny moment, hashtag walkthrough. Se poi vi fa cagare, me lo gioco da solo e non me lo porto nemmeno. Tra l'altro il gioco è anche in italiano, quindi io lo sentirò in italiano e voi lo sentirete in italiano, lo leggerete anche in italiano. L'alta matriarca Tirsa. E adesso non l'ho ascoltato perché sto facendo l'intro del video e però a me sinceramente i video mi stanno proprio sui coglioni. Poi da guardarmelo tutto. Oddio. Horizon Zero Dawn cos'è? È una specie di Far Cry Primal. Però invece gli animali, ci sono gli animali robotici. No, 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 in piedi. È quasi il momento. Eh sì, certo, puoi parlare con me. Sei venuta a benedire il nome. Non sono passati 6 mesi da quando te l'abbiamo affidata. Ma siamo emarginati. Tu per scelta e lei, beh. Sono un'alta matriarca e benedico chi desidero. Bene, ci onori. Sì, Infatti vai, faremo è il video di tempo della 20-30 pronuncia, minuti dove ci saranno pochi tagli. O almeno questo video sarà un video con un walkthrough. Io che ascolto, io che guardo, voi che sentite. Sentiremo la storia del gioco oh, e lo madre, giocheremo. Silenzi, non silenzi, caricherò più o meno tutto. Però se le parti divertenti vi fanno ridere e non volete vedere i silenzi, taglio tutto e faccio 10 minuti di funny moment. Pronuncia il suo nome. Aloy! Cazzo urla! Vediamo Che il povero il suo nome cinghiale sulla sia spalla del benedetto! tizio. Smettetela subito! Che cosa hai fatto? Ho benedetto il nome della bimba! Donna scellerata! Quella bambina è una sciagura! Cosa ti ha detto sulla sua nascita, emarginato? Rispondi! Ho fatto come mi avevate chiesto. Crescerla, sì! Nessuno ha parlato di amore! Ora basta! E tu, benedirne il nome come se fosse una dei Conosco i tuoi. miei doveri verso loro e te. Senza consultarci! Sono Ci qui hai pensato a lungo, non è e così? dovunque andrai. Corretta! Ti seguirò. Sapevi esattamente ciò che stavi facendo. Horizon Zero Dawn, nuova partita. Beh, la grafica non è brutta, no? Usiamo una buona grafica, figo. Ma quante belle bacche! Sei un bravo raccoglitore, vero, piccolo Bast? Ora va a trovarne ancora un po', hm? Ben fatto, che bravo ragazzo. Bambini, venite con me. Ah, già io sono tipo un reietto, sono Satana. Un'emarginata. Ah. Bisogna ignorarla. Sono un'emarginata. Perché? Chi gliel'ha detto? Ecco. Andiamo. Vabbè, li massacro tutti. Hanno voluto loro comunque. Che
cazzo di caduto ho fatto? Sono caduto nell'inferno. Che probabilmente è il posto dove pensano che provenga veramente. Siamo qua. Ok. Salto. Capriola. Oh, wait. Che è sta roba? La telecamera mi sembra un po' legnosa, però vabbè, dettagli. Sto risalendo. Oh! Ma basta sti piccionazzi, sti pipistrelli, vedete tutto il cazzetto, dai. Una persona morta. Ma come una persona morta? C'è qualcosa che lui. Ah, minchia, è enorme. Cos'è quel coso? Cosa sta per accadere? Ora fa un rumore forte e mi cago addosso. No. Pensavi, di cacarti addosso sbucci. E invece non ti facciamo cacare addosso ora. Brava. E mettiselo, andiamo. E mettiti da ricordare wireless dell'Apple, su via. Diventata Steve Jobs, è diventata. Luci. Sono ovunque. Ma come ci riesce? Figata. È collegata alla porta in qualche modo. Usa holo serratura. Cos'è l'holo serratura? Mentre analizza tutte le cose che... Che... Analizza tutto, analizza. Tutto ciò che è luminoso e tecnologico. Holo serratura. Ha cambiato colore. Torna alla porta. Ok. Si fa passi da gigante, eh? Bill Gates. Trova l'uscita. Ma io voglio andare là dietro io. Cosa c'è là dietro? Lì c'è un essere. Un dispositivo. Come quello che ho trovato. Corsiere. È tipo un cane. E che gli faccio? Ah, vedo dei video tipo. Credi fosse che voglia questo. È il meglio che posso fare. È proprio dietro di te. Ehi! Tanti auguri, Isaac. Il papà vuole molto bene al suo ometto. Senti, papà non può essere con te, la mamma, ma... Possiamo ancora festeggiare, eh? Certo che sì! Mostramelo! Mostramelo di nuovo! Che posso fare? È proprio dietro di te! Ehi! Ehi. Tanti auguri, Isaac! Il papà vuole molto bene al suo ometto. Che discorsi intelligenti! Il papà non può essere con te, la mamma, ma... L'avevo capito! Possiamo ancora festeggiare, eh? Certo che sì! Cazzo ridi! Buon compleanno, Isaac! Papà vuole molto bene al suo ometto. Trova l'uscita, c'ho una paura in questo posto, mi fa cagare addosso a me. Se c'è qualche mostriciattolo a giro nei dintorni. Lì c'è un uomo, morto suppongo. Registrazione vocale. Felice anno nuovo, caro diario. Ci credi che abbiamo festeggiato ieri sera? Beh, così, più o meno. La direttrice Evans ha invitato tutti nella sala comune. Non so dove abbia recuperato i cappellini, ma aveva un che di macabro. Così siamo rimasti seduti ad aspettare la mezzanotte, ma sono davvero l'unico che ha colto il simbolismo di tutto questo. Ne sarebbe valsa la pena se Skylar si fosse ubriacata di nuovo, ma forse io sono un errore che non vuole ripetere. Va bene, è nostalgia della sua tizia. Allora, anche là c'è un corpo morto, però questo me lo segnala, perché? Li ho visti mettersi in fila nella sala comune, come bestie al macello, eppure si sorridevano a vicenda. Chana dispensa farmaci. Come se essere vivi fosse un dolore da alleviare. Beh, non per me. Non voglio andarmene in silenzio. Non voglio svanire. Voglio mettere un punto alla fine della mia vita. Non un'ellissi. Anzi, un punto esclamativo. Quindi, se turberò chiunque troverà questo, mi dispiace. Non devo più nulla a nessuno.
Si è sparato? Si è suicidato? Mentre la bambina non ha colto tutto questo. Sembra che qualcuno comunque li volesse qua sotto però morti. O che li usasse tipo cavie. Ma dai, su. Registrare i nostri ricordi per perché i posteri. Sono morti qui? Bella idea, cosa direttrice mi è Evans. Come se non avessi già fatto abbastanza per i posteri. Quindi io non sarei qui come ora se non per i posteri? Ho chiuso con i posteri. Possono andare a... Questa censura mi è piaciuta. È Machu Picchu. Ho sempre sognato di vederlo. Ma niente. Perché non sono andata con Owen quando me l'ha chiesto? Che stupida. Avrei dovuto accettare. E forse era di questo che avevo bisogno. L'istante in cui si è aperta la porta ed eri lì davanti, vestita in retrotessuto, e il modo in cui mi hai sorriso. È come se sapevano di dover morire e questo fosse una zona tipo un'infermeria, no? Che dove prendevano queste medicine, queste pasticche, e alla fine sono morti. Ma come se dovessero quasi testare dei medicinali o qualcosa in particolare. Dove cazzo stai, babbo? Mi ha trovato! Rost mi ha trovato! Sono qui! Arrivo! Sì. Arrivo! T'allargare. Arrivo è un parolone. Forza su, prendi la mia mano. Secondo me... Adesso... Questo non fa per te. Secondo me... Andiamo. Adesso Rost viene ucciso da qualcosa. Ho questo presentimento. Certi posti sono proibiti, Aloy. È che ci sono caduto. Che poi... Il mondo di metallo. Hai capito, babbo? Che poi guardando il gioco dai trailer... Che cosa mi sa che... Marcia? Niente. Mi sa... L'hai trovato là sotto. Questo è tipo una specie di intro. Ancora no. Il gioco non è iniziato. Dallo a me. No. Aloy. Queste cose sono pericolose. No! Beh... Bene. Se vuoi sgattaiolare lontano da casa... Allora devi sapere come sopravvivere. Vieni, Aloy. A casa. Ma da domani imparerai come si caccia. Era ora, cazzo. 40 anni dopo ne viene scritto. Sono io vecchio. Sto editando, ragazzi, ancora la parte del video. Ho deciso di tagliarlo qua. Perché? Perché è un episodio comunque introduttivo. E voglio che resti tale. Dal prossimo episodio inizierà la serie vera e propria. Prima di portarvi un video di 40 minuti, che era più o meno il video che sarebbe venuto fuori, 35-40 minuti, volevo darvi un assaggio. Questo è quello che intendo per walkthrough io. Qualche taglio in punti magari dove mi intorto per cercare una porta per 10 minuti. Un taglio magari dove c'è ad esempio Aloy e Rost che tipo si guardano per tipo 20 secondi e non succede assolutamente niente. 40 secondi magari di Rost che tipo fa tagliato. Cose simili saranno tagliate anche nel walkthrough. Se però questo, ad esempio, i 2 minuti di vocali che sto in infermeria a sentire i vocali della gente che sta morendo, se non li volete sentire, li taglio, non è un problema. Però vi perdete un pezzo di storia. Quindi se volete fare la campagna con me, scrivetemi hashtag walkthrough o hashtag campagna, per chi magari ha paura di scrivere walkthrough male. Probabilmente lo scriverei anch'io male walkthrough. E mi scrive invece hashtag funny moment chi vuole funny moment. I commenti vinceranno sul tipo di editing. Se vedo che ci sono 22 commenti e 12 scrivono primo e 10 mi scrivono mi saluti, vorrà dire che mi giocherò la campagna per cazzi miei, come faccio sempre, no? O la porterò per quei pochi che l'hanno voluto guardare. Ditemi voi però tutto questo nei commenti. E niente, quindi vi lascio un bel pollice in su. Vi ricordo che dal prossimo episodio i video saranno come volete voi. Questo video l'ho voluto fare un po' di testa mia. Saranno anche più movimentati in realtà dal prossimo video, perché Aloy cresce, Aloy impara a usare le armi, Aloy caccia, Aloy usa delle cose fighe per scappare dai nemici. Un gioco carino. Quindi scrivete tutti nei commenti. Noi ci vediamo anche al prossimo video. Per questo video è tutto. Ciao Nini!